Un saluto a tutti voi, miei cari amici del canale YouTube Figlio Prodigo 65 Aquila Scoop. Di cosa andiamo a parlare oggi? Oggi andiamo a parlare, pensavate che magari affrontassimo anche noi la questione dei Ferragnez, quindi della separazione ormai fatta tra Chiara Ferragni e Fedez? Sicuramente andremo a parlare, lo faremo forse anche nel prossimo video, ma sto prendendo quanti più dettagli possibile, quante più notizie possibile, in modo che facciamo un video più riempitivo e un video che ci dica almeno in tribunale che cosa, qual è il patrimonio immenso su cui si stanno scannando a questo punto, quanto sembra, Chiara Ferragni e Fedez. Ma noi oggi parliamo di Elisabetta Greco-Raci e del suo nuovo amore, Piero Barone, del gruppo Il Volo. Elisabetta Greco-Raci fa esplodere il gruppo Il Volo, il suo Piero distrugge Gianluca e studia da solista. Intanto, chi sono Il Volo? Li conoscete tutti, ormai fanno i concerti, non c'è Natale, non c'è Capodanno che non mettono i concerti, soprattutto sulle reti Mediaset del Volo. Sono Ignazio Boschetto, che forse tutti voi non sapete, è quello più alto, praticamente quello più simpatico, insomma, al quale manca un rene, quindi ha una malattia congenita, manca un rene, ma il ragazzo è cresciuto normale, quindi sta bene, e tra l'altro tra qualche mese si sposa una modella del Venezuela. Poi abbiamo Gianluca Ginoble e poi Piero Barone, quello che praticamente ha intenzione di uscirsene dal trio, vuole fare una carriera da solista, studia già da solista, è quello che ha più la voce da tenore, se voi vi siete resi conto è quello che ha la voce più bella forse, ecco, dei tre, Ignazio, insomma, Gianluca è molto bravo, ma Piero credo che sia il più bravo di tutti, senza ombra di dubbio. Il gruppo nasce nel 2009 e li scopre Roberto Cenci, intanto da piccolini li lancia Antonella Clerici nel programma che tutti abbiamo visto su Rai 1, Ti lascio una canzone. Che cosa hanno vinto nella loro carriera? Hanno vinto intanto un festival di Sanremo nel 2015, nel 2019 sono arrivati al terzo posto, nel 2015 ricordiamo anche un terzo posto per quanto riguarda l'Eurovision Song Contest, quest'anno sono andati maluccio, diciamo che hanno circa 350 milioni di streaming, quindi una montagna di gente che li guarda. Mi sono piaciuti questi appunti perché ogni concerto loro per il mondo vale 1 milione di euro, soprattutto negli Stati Uniti, dove programmano tour molto lunghe, quindi parliamo di 30-40 concerti, il loro budget a seconda della città che si esibiscono va dai 150 ai 500 mila dollari, e fanno una 40 in tutto il mondo. Invece quando vanno per esempio nei paesi del Sud America o in Australia eccetera, prendono 1 milione di dollari a concerto. Per quanto riguarda l'interessato Piero Barone, tra i suoi amori ricordiamo Veronica Ruggeri, che è la ragazza molto brava che spesso fa i reportage eccetera al programma Le Iene, Valentina Allegri, che è la figlia dell'attuale allenatore, di quel bidone di allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, e anche ha avuto una storia con la nota influencer Giulia De Lellis. Già nel 2020, quando lui era impegnato con Veronica Ruggeri, Elisabetta Greco-Raci, che all'epoca non si sapeva con chi stesse, adesso ultimamente stava con un tal Giulio Fratini, che la stessa rivista Forbes, quella che si interessa di giovani imprenditori eccetera, l'aveva messo tra i primi 10 imprenditori sotto i 30 anni più importanti al mondo. Praticamente l'ha mandato a quel paese, è tornato al suo vecchio amore dal 2020, che Elisabetta Greco-Raci ci prova con Piero Barone, e alla fine sembra che ci sia riuscita. Infatti, secondo il trio, secondo Il Volo,
Il ragazzo, che oggi ha 30 anni, invece Elisabetta Gregoracci ne ha 44, quindi ha 13-14 anni più grande la Gregoracci, sembra che Piero Barone sia cambiato anche dal punto di vista caratteriale, eccetera, da quando frequenta Elisabetta Gregoracci. Ma che cosa è successo? È successo che invitati a Radio Number One c'era Piero Barone e Gianluca Ginoble, quindi stavano parlando di musica, eccetera, quando Gianluca veramente ha spiegato come i tre avessero una veduta della musica completamente diversa, cioè Ignazio la vedeva in un modo, la vedeva più pop, per esempio, Piero la vedeva più lirica e Ginoble la vedeva, Gianluca mi riferisco, quindi più alla Elvis Presley, infatti canta molto bene Elvis Presley, ma canta soprattutto molto bene quando fa le canzoni Fabrizio De André. Sentite Jordi, che è una cosa spettacolare. Quando a un certo punto, senza che ne ci sia nessunissimo pretesto, Piero Barone va su tutte le furie e dice: pensa per te, stai parlando solo per te, non ti permettere di dare giudizi nei miei confronti. Ma così, vuol dire, è vero che tre hanno spesso litigato, hanno spesso, voglio dire, ma non sono mai arrivati a queste situazioni. Tanto è vero che Ginoble, sempre per radio, erano in diretta, amici miei, erano in diretta, quindi Ginoble a un certo punto si è girato nei confronti di Piero Barone e ha detto: negli ultimi tempi sei cambiato, c'è sicuramente qualcuno che ti sta dietro e che ti sta sicuramente soffiando il vento contro il gruppo Il Volo, ed era chiaro il riferimento a Elisabetta Gregoracci, la quale è la prima che sta sponsorizzando il suo, non sappiamo se è ufficiale, non sappiamo se è una frequentazione, non sappiamo se sono amici, certo c'è del tenero fra i due, quindi sta spingendo soprattutto il suo Piero Barone ad avere una carriera da solista. Infatti è l'unico dei tre che ha fatto il conservatorio, è l'unico dei tre che ha studiato, quindi ha fatto canto al conservatorio, gli altri no, è una cosa naturale che hanno, eccetera. E quindi Piero Barone sta prendendo lezioni, per quello che serve, per diventare l'Andrea Bocelli del futuro, e quello è il suo sogno. Che cosa succederà adesso? Se è vero quello che si dice, che Il Volo è, per dire, in piena rottura, non ci sono più stimoli fra i tre e hanno già programmato tutto il 2024, io non vorrei essere nei panni degli agenti e degli impresari dei tre ragazzi, che ricordiamo hanno già hanno 30 anni circa l'uno l'altro, quindi tutti e tre hanno già un patrimonio milionario alle spalle. Immaginate i concerti quanto costano, abbiamo bisogno di pagare tutto il resto, però loro hanno già milioni di euro a testa, quindi messi da parte. Quindi hanno già programmato il tour e il tour rischia di saltare. Perché salta il gruppo? Allora, lo stesso Fiorello, fra il serio e il faceto a Viva Rai 2, eccetera, ha detto: non fate per favore la stessa fine degli 883. Non fate la stessa fine di Benji and Fede, vabbè qua è scaduto completamente. Non fate la fine che hanno fatto i Beatles, quando improvvisamente, proprio quando stavano all'apice della loro carriera nel 1969, si sciolgono. Il più grande gruppo di tutti i tempi, per molti, per me sono i Pink Floyd, per me Roger Waters, Nick Mason e David Gilmour sono i più grandi di sempre, e invece molti dicono che sono i Beatles, soprattutto per i numeri che hanno fatto, no? Per i concerti, per tanta gente, vuol dire, poi eravamo in piena rivoluzione della musica, della cultura, eccetera, poi c'era il 68, dopo il 69 i Beatles si rompono e pare che anche Il Volo sia addirittura d'arrivo e sia finita la loro storia. Adesso tutti i social e tutto il web è puntato su chi? Su Elisabetta Gregoracci. Anche perché vogliono sapere intanto che fine ha fatto l'ex compagno a questo punto, Giulio Fratini, che è sparito, improvvisamente è sparito, non c'è più nelle foto, addirittura si fa le foto in Kenya con l'ex marito Flavio Briatore, oggi 74 anni, e con il figlio Nathan Falco. Però c'è
C'è, sicuramente c'è, perché ne parlano tutti i blog. C'è questo sentimento forte ormai da anni, perché si parla addirittura dal 2020, c'è quindi questo sentimento forte nei confronti di Piero Barone del gruppo Il Volo. Quindi questo è quello che, amici miei di YouTube, quindi del canale YouTube, queste sono le notizie che ho, sono le ultime notizie che mi sono arrivate e quindi ho portate alla vostra conoscenza. Se, ripeto sempre, avete magari qualcosa che vi piace che io approfondisca o meno, tanto mi sono accorto che qualsiasi video io faccio le mie visualizzazioni. Poi sono 4 mesi che sono quindi su YouTube in maniera ogni giorno, quindi permanente. Però mi rendo conto che siate un po' più corretti. Se mi dovete copiare ogni volta i video, cambiate almeno qualche verbo, qualche parola, qualche immagine. Io non metto immagini, non metto video, vado direttamente, cerco di empatizzare con il mio pubblico. Voi state lì a scopiazzarmi, eccetera, ma fatelo pure. Non farò querele, non farò denunce e non farò niente. L'unica cosa che chiederò a Facebook, a YouTube se posso eventualmente bloccarvi sulla mia pagina YouTube, sul mio canale YouTube, in modo che voi non veniate puntualmente a prendere i miei video, li pubblicate dopo un giorno o due, ma sono uguali, sono identici. Quindi mi sembra di essere diventato il Cassandra della situazione. Se voi, magari qualcuno non lo sa, Cassandra era la figlia del re di Itaca, Priamo, la quale quando diceva le cose non veniva creduta mai, eppure le cose puntualmente succedevano. A me con queste persone che mi scopiazzano, che vendono i miei video, eccetera, io sto tutta la notte a prendere appunti, a cercare di vedere i dettagli, eccetera, ma fate come volete a questo punto, che vi devo dire? Fino a quanto la pazienza avrà un limite. Amici miei, se vi è piaciuto il video, mi riferisco a tutti i miei amici del canale YouTube, se vi è piaciuto il mio video, non vi resta che un segui e soprattutto la campanellina per avere il video sempre nuovo. Amici miei, come dico sempre, più siamo, meglio è, più grossa è la cassa di risonanza. Vi voglio bene, alla prossima!